che caldo. Allora, forse riusciremo a registrare questo video. Buongiornissimo ragazzuole, allora rieccomi ritornata con un nuovo video. Ovviamente voi mi direte, ma questa prima o poi sarà presentabile quando si mostrerà nei video? No. Spaventata. Ho dovuto mettere un set molto istantaneo perché tipo dietro la videocamera, quindi dietro di voi, c'è un disastro totale perché sono tipo tra una pausa e studio l'altra, altrimenti questo video non riesco più a registrarlo. Perdonatemi, insomma, le condizioni, questa è la vera me, nel senso che ho veramente cercato un buco per registrare questo video perché altrimenti andavo a finire che davvero non l'avrei mai più registrato. Tra una pausa e l'altra, tra medicina legale e diritto del lavoro, riesco a registrare il video dei regali di Natale. Innanzitutto, come state? Spero bene. Questo qui sarà il primo video che praticamente vedrete dopo Natale, quindi penso che lo caricherò tra oggi e domani, quindi molto istantaneo. Prossimamente spero di riuscire a registrarne un altro che è il 2019. A dire la verità dovrebbe essere un video con il voice over, quindi non è tanto difficile da registrare ma più che altro da montare. Come avete passato il Natale? Io spero tutto bene. A dire la verità io non ho fatto nulla di speciale perché lo sapete che purtroppo per me il Natale, finché studierò ancora per quest'anno, però si spera l'anno prossimo di finire entro novembre, quindi in teoria forse l'anno prossimo mi godrò il Natale un po' di più. Io purtroppo ho studiato anche il 24 sera, il 23, 24 sera, insomma. No, il 25 no, mi sono risparmiata. A dire la verità avrei dovuto studiare 2 ore ma non l'ho fatto, ho recuperato il 26 tutto il giorno fino alle 10 di sera. Già, verso che non ci lamentiamo troppo. Partiamo innanzitutto dal regalo che avete visto in anteprima su Instagram, se l'avete visto, o comunque ve lo mostro, ovvero l'orologio di Daniel Wellington. Io penso di averlo mostrato all'interno di uno dei miei vlogmas, è questo orologio qua, secondo me è stupendo, è quello d'oro, anche se vi dico la verità, dal sito sembra oro giallo, ma proprio giallognolo, invece sembra quasi tendente al bronzo leggermente, non è totalmente oro rosa perché non lo è, però non è nemmeno quell'oro giallo pacchiano super trash. Io l'ho scelto appunto piccolino, se non si sbaglio questo è da 28 mm, il cilindro è dentro nero. In abbinato c'era anche il braccialetto bianco che era in regalo, perché era una specie di promozione che girava in giro proprio su Instagram e io ne ho approfittato, avevo utilizzato un codice sconto di una delle ragazze che seguivo tra le influencer, perché alla fine tutte fanno la stessa promozione, e quindi ho detto, sapete cosa, cioè me lo voglio troppo prendere, quindi alla fine l'ho pagato col 20% di sconto tipo, e ho trovato questo orologio con anche il braccialettino bianco, che però a dir la verità adesso c'ho su mia mamma, perché vabbè alla fine detto, tanto comunque sia con tutti i braccialetti che ho, va a finire che se lo metto insieme all'orologio da questa parte avevo paura praticamente che mi si rovinasse l'orologio, quindi probabilmente lo metterò in rare occasioni, quindi mi sono detta, ascolta, facciamo a metà, tanto voglio dire, cioè l'orologio è già un po' difficile perché l'ho fatto stringere secondo il mio polsicino piccolino, tra l'altro cioè io non sapevo che adesso si pagasse anche la manodopera per far stringere gli orologi, cioè 5 euro per far levare 4 maglie. Che quasi quasi mi prendo la macchinetta direttamente su Amazon, ma vabbè, lasciamo perdere. E era da tantissimo tempo che volevo l'orologio fatto così. Parto con i regali che mi ha fatto il mio amoroso. Mi ha regalato questa. E vi metterò comunque il timelapse di quando si... cioè diventa tutta praticamente gialla. Sarebbe la mappa del malandrino di Harry Potter. Questo era uno dei suoi regali, tra l'altro devo ancora finire la tisana di tutto ciò. È stato uno dei suoi regali che io ho aperto praticamente
prima di Natale, perché noi ci siamo visti tipo l'ultima volta il 16 di dicembre, poi lui è partito il 17, è ritornato il 27, è ritornato ieri, e niente, alla fine ho ceduto e ho detto no dai, ti prego, uno dei pacchettini posso aprirli? E quindi vabbè, questo l'ho aperto. È veramente gigante ed è bellissima, cioè è veramente stupenda. Noi siamo amanti di Harry Potter, quindi... cioè nel senso, era proprio in super tema. Poi lui lo sa benissimo che gli amo le tazze, e quindi regalo super azzeccato. Ah, tra parentesi, se per caso vi state chiedendo come io abbia fatto queste unghiette, questo è il famoso Deep Powder Nails di cui io parlo all'interno delle storie di Instagram. Prossimamente nella haul appunto vi dirò anche del set che mi sono presa su Amazon per fare queste unghie senza la lampada, come se fossero gel. Ma andiamo avanti, praticamente all'interno della busta c'era questo bigliettino qua, tra l'altro già mai visto che lui disegnasse così tanti cuori, cioè incredibile, incredibile, ciao amore, ti amo. E niente, praticamente all'interno della seconda busta ho trovato questo qui e la Polaroid. La Polaroid perché appunto noi ogni volta che viaggiamo andiamo, o comunque andiamo in generale in giro, ci portiamo sempre dietro la Polaroid e ci facciamo le foto con queste. Tra l'altro da lui praticamente c'è tipo il calendario che gli ho fatto l'anno scorso, che è diventato un portafoto fondamentalmente. Questo è bellissimo perché è quello tutto fatto a colori, dove comunque si mette proprio in sequenza, e quindi lo utilizzeremo per... aspettate un attimo, questo è un altro regalo che mi ha fatto, ed è praticamente un corso di avvicinamento al vino che noi volevamo veramente fare da ottobre-novembre praticamente, solo che poi lui è stato operato e quindi diciamo che le cose si sono un po' stravolte, ecco. Però appunto questo qui è il corso di avvicinamento al vino che noi in teoria dovremmo fare e dovremmo anche prenotare, quindi sono super contenta di questa cosa, si può fare anche proprio tipo la settimana, la sera, no, bello bello. L'ultimo regalo, che cioè io veramente lo adoro, noi parliamo spesso delle mete dove vorremmo andare in viaggio, cioè in programma il mio viaggio tra virgolette di laurea, cioè che poi è un viaggio abbastanza importante, che è quello delle Filippine. Comunque in generale parliamo spesso di viaggi e a noi piace viaggiare, quindi tempo che io finisca l'università penso che comunque sia passeremo un po' di anni a viaggiarcela proprio, a viaggiarcela in generale. E niente, quindi andiamo a Budapest, non si vede niente, me ne rendo conto. Comunque nel biglietto c'è scritto che appunto partiamo il 9 e torniamo il 14 a Budapest, e non lo so, io lo adoro perché poi mi ha detto che andremo anche alle terme, quindi dovremmo ancora organizzare tutto il viaggio, quindi per Capodanno il 30 stiamo insieme, il 31 lui lavora, l'1 anche dovremmo organizzare appunto il viaggio, che altro che lo dobbiamo fare per forza tra il 30 e il 31, perché poi dopo io ho l'esame il 9 e il 9 stesso poi noi partiamo, insomma, casotto. Però ovviamente faremo il vlog, quindi non sono troppo contenta perché mi ricordo tanto l'anno scorso di quando siamo andati a Copenaghen. E io gliel'ho anche citata quando gli ho rotto le balle, praticamente da quando mi aveva detto che noi dovevamo andare via, eccetera, eccetera. Ma lui non mi ha mai detto niente, cioè non mi ha detto niente. E io l'avevo citata a Budapest. Vabbè. La mia amica Anna mi ha regalato appunto questo qui, che è una specie di set. Vabbè, io a dire la verità l'ho già aperto, l'ho tenuto su così integro esclusivamente per il video. Sono due prodottini, uno è un lip balm praticamente al cocco, e invece questa è la crema ancora non l'ho aperta, anche perché probabilmente o la metto nella borsa oppure nello zaino oppure direttamente in macchina, perché io in macchina è come se ci fosse una mia seconda stanza in sostanza, perché davvero c'è di tutto e più dentro quella macchina. Questo prodotto qua, cioè, questo lip balm è favoloso, io lo adoro. Poi ultimamente sapete che io d'inverno ho questo problema delle labbra, quindi qualsiasi burro cacao che mi si venga regalato è ben accetto, davvero. Cioè, io me ne metto 100 tutti in una volta. Un altro pacchettino e qua dentro, io vabbè l'ho già spacchettato, e questo è un regalo che mi hanno fatto i genitori di Marco, cioè quindi questo è proprio fresco fresco. Ed è bellissimo perché è questo braccialetto, e spero si veda qualcosa, con su scritto praticamente, aspettate, Hakuna Matata, che non so se si vede, vivi senza pensieri, aspettate che facciamo che lo levo, faccio prima, 1,
e 2. Io adoro i braccialetti, quindi insomma, regalo super azzeccato, ma soprattutto frase super azzeccata. Anche perché quando ho letto Hakuna Matata sono scoppiata a ridere e poi ho girato Vivi senza pensieri, anche perché, cioè, io sono una che veramente tante volte pensa troppo e a volte giuro che soffro di insonnia, per questo non riesco a prendere sonno, non riesco a dormire perché ho tipo tutti i pensieri che mi vengono, cioè, e non riesco a dormire perché non riesco neanche a dire, a mettere un punto e dire ok, ci penso domani mattina ma dormo, quindi questa è la frase proprio azzeccata per me. Allora, invece un'altra cosa che non ho qua la scatolina da farvi vedere, però vi volevo far vedere, lo charm, come si chiama, questo qui, ok, che mi ha regalato mia mamma di Pandora, con dentro l'albero della vita, che secondo me è stupendo. Sapete che io ho il mio Pandora che è pieno di charm, a dir la verità, quindi cioè, c'ho tutti questi, non mi ricordo neanche se sono tutti perché vado un po' a periodi, però vabbè, ecco qua si vede invece l'altro braccialetto adesso, fatto così. Altro regalino di mia mamma è stata appunto questa cintura qui, ok, che lei tra l'altro ha anche già fatto stringere, io spero vivamente mi stia, perché ancora sinceramente non l'ho provata, però io praticamente da mo' che non ho più queste cinture qua sottili, che sono le uniche cinture che metto, perché in generale poi non metto tanto le cinture, non mi piacciono, mi danno anche fastidio, però queste qua piccoline fatte così, che si possono mettere sia sul pantalone che anche magari su un vestito per, cioè, da mettere proprio in vita, mi piacciono quelli sottili, semplici, quindi super azzeccata anche questa. Lei lo sapeva che appunto quelli che avevo vecchi si erano proprio rovinati, strarotti, nonostante tutto li mettevo lo stesso, quindi mi ha preso un altro, insomma, mi ha preso un'altra cintura nuova seria. Poi ovviamente mi ha anche regalato questa molletta che io adesso sto utilizzando praticamente sempre, perché ha notato che io spesso mettevo una molletta blu che sembrava veramente la mollettina della nonna, invece questa qua, a parte che ricalca un botto i miei capelli, e poi è una molletta che in teoria non ti si dovrebbero incastrare i capelli perché dentro ci sono dei gommini con su dei dentini che però in teoria, cioè, dovrebbero far sì che non ti si ingarbuglino i capelli, una roba del genere. Ho nato anche questa spazzola, cioè questo pettine con le setole larghe, perché io purtroppo col fatto che i capelli molto lunghi ne perdo veramente un fracco, lasciamo perdere. Questa l'ho presa, a dir la verità, insieme a lei perché era tipo scontato del 20%. E intanto, vabbè, il pack dei profumi di Chloe, cioè mi piacciono tantissimo, Chloe, come, non so bene come si pronunci, tra l'altro è un nome che mi piace tantissimo e tra l'altro è anche il nome della bambina di Giulia L, disperatamente mamma, che io seguo su Instagram, e ve lo giuro, cioè, se avessi una bambina io dico sempre che probabilmente la chiamerei come me, però anche questo nome poi inizia con la C, quindi va bene, mi piace tantissimo. Vabbè, comunque questo qui è uno dei miei profumi preferiti insieme all'Alien. Allora, mi stavo dimenticando di farvi vedere una cosa stupenda, più che altro è che non ce l'ho qui fisicamente, ecco, praticamente una mia compagna di corso, una mia carissima amica, mi ha praticamente regalato questo, ve lo mostro, è una decorazione appunto per l'albero di Natale, anche se peccato quest'anno l'ho fatto piccolissimo l'albero, di solito lo facciamo molto più grande, con dentro un fenicottero bellissimo, veramente bellissimissimo, e poi mi ha fatto appunto all'interno di questa scatolina qui, c'era quella decorazione lì che ce l'ho sull'albero, insomma, e poi lei sapeva che io adoravo questo, cioè in specifico questo tipo di prodotto, perché mi ha detto poi dopo che aveva visto uno dei miei video dedicati ai brochet, la collezione Fino, insomma questa qui, quella natalizia, e quindi mi ha appunto regalato questo, tutto questo kit, questo set stupendo. E poi dentro c'era anche quest'altro in più, burro cacao, perché i burro cacao sono la vita, lo sapete che io li amo follemente, e niente, sono troppo carini. Infatti adesso finalmente che ho fatto il video posso finalmente aprirli, insomma, perché vabbè, li volevo tenere belli così per il video più che altro, e questa qua proprio dei pini è veramente stupenda. Un'altra mia amica, l'Eleni, mi ha regalato questo qui, però non si legge niente perché è della Shiseido, e sapete che loro sono giapponesi se non mi sbaglio, coreani, io non mi ricordo più, vorrei fare una gaffe.
Comunque, questo qui, da quello che ho capito, ok, dal disegno, dovrebbe essere praticamente, adesso lo apro con voi, quelle cose che servono per opacizzare il viso. Però apriamolo per sicurezza. Che figata. Allora, ok, sono praticamente i fogliettini, quelli, i patches, quelli antilucido, non so come spiegarvi, della Shiseido. Ok, tra l'altro il pack è stupendo, perché ve lo giuro, io qua dentro ci metterei tipo o le carte, boh, non lo so, una volta finiti i fogli. Mi piace tantissimo questo pack comunque. E questa invece è una maschera che probabilmente farò e che vedrete all'interno dei miei vlog. Mia zia e i miei cugini mi hanno regalato questa sciarpa stupenda. Io, a dir la verità, sono molto ripetitiva sulle sciarpe, perché le ho tutte bordeaux. Cioè, mi sono resa conto veramente in questi anni che ho accumulato sciarpe esclusivamente bordeaux. E così bianche, era, o forse le ho ma non le metto mai, non so perché, ma tra l'altro questa qui invece mi piace tantissimo. E quindi penso che, appunto, metterò questa. Poi comunque mi dà anche luce, cioè è bella, mi piace tantissimo. Questo qui, da una parte di un'altra mia zia, è praticamente un maglioncino crop che io ho messo anche a Natale, cioè mi ero vestita in un certo modo, poi mi sono cambiata all'ultimo perché questo mi piaceva troppo. Ed è un crop, un maglioncino con sui brillantini sopra che mi piace troppo, di Zara. E è veramente stupendo. E poi, tra l'altro, nonostante possa sembrare molto, come si dice, molto leggero, tiene veramente caldo, quindi super. Ok, e altra cosa che ho ricevuto per Natale, che adesso non ho qui da farvi vedere, ma sicuramente vi metto la foto, anche perché su Instagram praticamente l'ho mostrata, è una scatola bellissima che mi ha regalato questo mio amico Sam per Natale, con dentro i cioccolatini, perché mi fa: dai, tanto per consolarti, perché tanto dovremmo studiare per gli esami, ogni tanto appena studi qualcosa, ah, un cioccolatino. Infatti poi non a caso ho preso 5 kg a palla, ma vabbè, grazie Sam, ti voglio bene. E niente, insomma, questo qui era il mio video dei regali di Natale, come potete vedere, insomma, molto easy, molto semplice. Bene, niente, ragazzuole, basta. La smetto di parlare perché sembro veramente logorroica, si vede quando non registro video, parlate così statici da un sacco di tempo perché inizio a parlare a palla. E niente, noi ci vediamo in un prossimo video. Cheers.